il campione del mondo e lo sfidante più ambizioso, ma la gara sarà tra i due grandi e Max è il leader. Anche a Rada ci sarà la caduta di ieri, gli è costata una piccola frattura, ma lui, stoico, anche questa mattina è stato il più veloce, il più bravo, Melandrino, in 125, è in pole. Buona giornata, Grand Prix caldissimo, Motomondiale una domenica a Imola, tutta di Motomondiale, fra 7 giorni Gran Premio d'Italia a Monza, pensate un pochino. Spa, dobbiamo ancora approfondire l'argomento, perché è solo nella testa di Coulthard la verità di un'eventuale premeditazione di quello che è successo. Così come nella storia della Formula 1 abbiamo avuto diverse situazioni che hanno portato a reazioni più o meno accentuate, premeditazione occulta, premeditazione dichiarata prima e dopo l'incidente con relative reazioni, ma anche situazioni di incidenti normali dove il doppiato non c'entrava nulla e forse in questo caso la reazione del pilota danneggiato è sempre andata all'estremo. Vediamo insieme delle immagini che fanno un po' una breve storia di alcuni aspetti eclatanti, perché al di là di quello che è successo a Spa, di uno Schumacher che sta pensando incattivito che ha perso la gara e il mondiale nel suo tamponamento per un rallentamento accentuato di Coulthard, voluto o effettivamente, come dice lui, per facilitare il sorpasso di Schumacher, una reazione veramente molto pesante, ma molto a freddo contemporaneamente, per quanto fossero trascorsi pochi secondi o qualche minuto dell'incidente. Ricordiamo la battaglia Senna-Prost con quella frenata a Suzuka dove i due, guardate un pochino a favore di Prost, si danneggiano. E poi arriviamo l'anno dopo, ma qui Senna aveva poi dichiarato: l'ho fatto apposta, ho ripagato Prost dell'anno precedente, qui non erano più nella stessa squadra, però i due non hanno reazioni, in un certo senso ambedue sapevano che la cosa poteva essere innescata con ragionamento premeditato. Arriviamo all'incidente di Piquet con Salazar, un Monza, guardate un attimo, però Piquet, un doppiato che non c'entra nulla, che non può avere premeditazione, ma solo fa un errore di incapacità o di cattiva interpretazione della distanza da Piquet, ma guardate la reazione del brasiliano Piquet, a che livello arriva. Forse ci poteva arrivare Schumacher se non veniva stoppato da Domenicali, Todd ed alcuni della McLaren, chi lo sa. E poi qui un Alesi che con Martini, con la Minardi non arrivano alle mani, ma c'è una discussione molto accesa ma sempre abbastanza contenuta. Il tamponamento sempre a Monza di Damon Hill su Schumacher, non c'è una reazione tra i due piuttosto accentuata e resta anche qui il dubbio: ma Damon Hill ha tamponato Schumacher volutamente o ha fatto un errore di frenata? I grandi interrogativi. Ma allora a questo punto andiamo a vedere un attimo questo servizio dei danni calcolati tipo ragioniere della partenza del Gran Premio del Belgio. Un attimo di pubblicità e poi alla grande Motomondiale. Benvenuti al Demolition Derby di Spa-Francorchamps. Protagonisti: David Coulthard, Eddie Irvine, Johnny Herbert, Alexander Wurz, Rubens Barrichello, Jarno Trulli, Olivier Panis, Shinji Nakano, Toranosuke Takagi, Riccardo Rosset, Pedro Diniz, Mika Salo, Jos Verstappen. 14 piloti, tutti illesi, 14 monoposto, due riparabili, ovvero le Minardi, una conciata dignitosamente, la Stewart Verstappen, le altre da buttare. Comunque, 13 musetti per un costo di 40 milioni l'uno, 13 avantreni per altri 30 milioni, ovvero solo di parti anteriori, 1 miliardo e 300 milioni di lire. Danni assortiti tra scocche, scarichi, radiatori e relative canalizzazioni, trasmissioni, ovvero cambi, semiassi e via dicendo, 5 miliardi. Totale danni tra i 6 e i 7 miliardi di lire. A questi vanno aggiunti almeno un centinaio di milioni per rimettere in sesto la Benetton di Giancarlo Fisichella. Uniti ai danni di Häkkinen e Coulthard nelle prove del venerdì e nel warm-up, alle distruzioni della Williams e della Arrows da parte di Villeneuve e di Salo, alle rotture delle Ferrari e alle altre assortite, si sfiorano i 10 miliardi di valore commerciale gettati al vento in un folle weekend della Formula 1. Il tutto comunque ammortizzabile attraverso assicurazioni e magazzino ricambi. Ancora una volta sono là, fianco a fianco, in prima fila, anche se più veloci di loro sono stati il redivivo Bile, bentornato con la pole, e un Alex Barros che corre per un team imolese, e figuratevi che voglia di ben fare. Max Biaggi e Michael Doohan non sono come Schumacher e Coulthard,
Ma la tensione c'è. Le insidie della pista nei due giorni di prove hanno fatto salire la febbre. Tocca all'italiano, nella gara di casa, fare la prima mossa in questa partita. Tu sopporti tante cose, hai sopportato anche le dichiarazioni di Doohan del dopo Brno. È stato un po' duro, però dimostra che qualcosa non va come sempre, qualcosa sta cambiando anche per lui. Ti teme? Beh, io non so se mi tema, però faccio il mio lavoro con determinazione, cerco di non sbagliare e speriamo che questa pressione gli si giri un po' contro, visto che lui vuole esercitarla su me. Questo gioco lo conosco abbastanza bene. A Imola però Doohan non è sotto pressione, anzi si trova come a casa nel 92 con una gamba maciullata, fu curato qui dal dottor Costa. È tranquillo e sereno il quattro volte campione. Il nervosismo di Brno sembra, almeno apparentemente, dimenticato. Siamo a Imola, in Italia, un posto che amo e cerco sempre di fare del mio meglio quando sono qui. E in questi giorni avrai mangiato anche bene qui a Imola. Si mangia in modo davvero fantastico. Ciao a tutti gli amici di Grand Prix, siamo qui a Imola, vedete abbigliamento e cappello consono e niente, sono arrivato in moto perché finalmente ho preso la patente e la teoria è andata bene, invece nella pratica ho avuto un po' di problemi, ho avuto un po' di paura di non passare, poi invece mi hanno aiutato, è andata bene. E comunque guidare le moto per la strada è quasi più pericoloso che guidarle in pista, anzi più pericoloso perché comunque c'è un sacco di automobilisti che non fanno finta che si comportano come se non ci fossi e anche i camionisti sono piuttosto pericolosi, ecco. Per la strada è pericoloso, bisogna stare all'orecchia, però è molto divertente comunque. Quindi, adesso io spero di andare piano, almeno come in pista. Ciao. È il tormentone della 500. Riuscirà il nostro eroe nella clamorosa impresa di vincere il mondiale al primo colpo? Di spodestare il grande sovrano? Se lo chiedono tutti perché l'argomento, dopo anni di apatia nella massima cilindrata, è più che mai eccitante, senza contare che ci si dimentica troppo in fretta che nel duello Max-Mick c'è anche Alex Crivillier. Due sfaccendati ex protagonisti del Mondiale 500, Luca Cadalora in attesa di qualche sporadico rientro e Randy Mamola, che si diverte a fare qua e là il commentatore, dicono la loro. Sarà bello seguire questo duello perché penso che sarà qualcosa che si protrarrà fino all'ultima gara. Secondo te qual è la qualità che potrebbe far vincere Mick e la qualità che potrebbe far vincere Max invece questo campionato? Sono tutti e due piloti con grandi qualità e a volte è una piccola debolezza che ti può far perdere, sicuramente non la qualità, le qualità per vincere ce le hanno tutte e due, sicuro. Max ha fatto un gran lavoro per tutta la stagione, è partito sempre dalla prima fila, tranne che in un'occasione. Secondo me è un fatto eccezionale per un pilota al primo anno nella classe 500. A mio parere, comunque, Michael Doohan resta leggermente favorito in questa lotta, grazie alla sua grandissima esperienza nella 500. I'm a martyr in search of a party. I'm a lover in search of a quest. I can see that you don't want anything. I can see sometimes you don't want me. Just love me the times that I need you. I can say then that I am still free. Free.
sposati. Marco Melandri con la Honda in pole, Sakata con l'Aprilia ottavo, parte dalla seconda fila e tutti gli occhi sono sui due perché il giapponese è leader della classifica mondiale con 47 punti di vantaggio sull'italiano che è secondo. In testa va subito il giapponese Manacco. Inseguono Giansanti e Melandri con Cecchinello quarto. Melandri infila il compagno di squadra al secondo giro, ma intanto Manacco sembra fuggire. Anche Cecchinello a questo punto comincia a pressare Giansanti, ma al quarto giro, all'uscita della curva della Rivazza, Cecchinello vola, per fortuna, senza farsi male. Bravo però Melandri, raggiunge Manacco al vertice della corsa e si prepara ad attaccarlo. Però l'impresa non è facile, Manacco sembra avere un piccolo vantaggio in accelerazione e fino alle ultime battute si viaggia nell'ordine, mentre Sakata recupera a caccia del quarto posto. Cade Borsoi, problemi al polso destro, ma cade anche Giansanti, eccolo, nel finale della gara, per fortuna, illeso. A questo punto soltanto Melandri può far bene e si arriva all'ultimo giro senza cambiamenti e con l'obiettivo di giocarsi tutto. Eccoli, alla Rivazza, Manacco, Melandri vicinissimo a lui, ci ha provato nella staccata ma non ci è riuscito. Ora soltanto l'ultima variante, quella che precede il traguardo, può dare la sospirata vittoria a Melandri. Si arriva alla frenata, guardate cosa combina Melandri. Manacco stacca tardissimo, Melandri ancora più tardi, però deve girare stretto e lento. Manacco riesce a vincere l'undicesima prova del Mondiale 98. Al terzo posto si piazza Azuma, al quarto Sakata. Da segnalare il settimo posto di Locatelli. A questo punto, alla conclusione del Mondiale, mancano quattro prove soltanto. Moto Mondiale, avete visto, indipendentemente dai risultati, c'è sempre grande battaglia, grande spettacolo, qualunque sia la classe attualmente del Moto Mondiale. Ma adesso abbiamo studio aperto per 15 minuti, tutte le news da seguire alla grande e ritornare su Grand Prix, perché abbiamo due servizi nella conclusione Formula 1 veramente esclusivi. Il primo, intervista di Schumacher a Monza, che parla un pochino dei concetti, di quelli che sono i suoi pensieri di fronte a quello che è successo a Spa, ma allargando le sue valutazioni di una storia, di un pilota che ogni volta che succede qualcosa è molto contestato o addirittura eccessivamente sostenuto. È normale. È un servizio su Villeneuve a luci rosse praticamente, perché è un Villeneuve che si è prestato con Playboy fuori dall'Italia a qualche cosa di veramente importante, eclatante ed esclusivo. Ricordatevi, studio aperto 15 minuti e poi di nuovo insieme a chiudere Grand Prix. Quattro giorni di testa a Monza, una maratona di 1000 km e passa per ogni pilota e c'erano quasi tutti, con un'unica attesa. No, per una volta gli occhi non erano puntati sui cronometri, ma per quello che poteva accadere dietro ai box, invece non è accaduto. Quattro giorni passati in marcatura stretta su Michael Schumacher e David Coulthard, protagonisti mancati della stretta di mano più attesa dopo quella tra Senna e Prost, guarda caso sempre a Monza. Ci sono arrivati vicino, grazie alla mediazione di Alex Wurz prima e di Jean Alesi poi. Niente sfida all'OK Corral, quindi, ma appuntamento in campo neutro sul motorhome della Sauber. Quando tutto sembrava pronto, l'incontro è saltato. Colpa dei piani di volo, Schumi viaggia con il suo jet personale e l'orario di partenza di venerdì sera non poteva essere spostato. Via di corsa quindi allineate, con gli emissari di Schumi pronti a spiegare i motivi del contrattempo. La logica porta a pensare alla classica e teatrale riappacificazione davanti al mondo intero giovedì prossimo alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Il primo a volerlo è Bernie Eccleston, sensibile all'immagine del suo prezioso giocattolo. Servirebbe a stemperare il clima da guerra fredda che da domenica regna all'interno del circus. E i test come sono andati? Già, ci sono anche i tempi, le prestazioni da raccontare. Quattro giorni hanno ribadito la superiorità della McLaren sui circuiti veloci. Per gli altri restano un paio di speranze, le condizioni meteo e la fragilità dei motori Mercedes quando vengono messi sotto pressione. A Hockenheim Häkkinen ha vinto, ma il suo 10 cilindri stava per saltare in aria. In casa Ferrari l'obiettivo massimo in prova è la seconda fila. Una tattica in difesa sperando che Williams e Benetton non si mettano di mezzo. Il campione è solo anche perché sfruttano i suoi errori, peccati veniali, che non macchiano una carriera, ma dimostrano che l'asso computer non esiste, che la gelida macchina da guerra non c'è e non è nemmeno mai nata.
Michael Schumacher è uno che non si risparmia, soprattutto quando va al comando di una corsa. È il pilota che attacca curva dopo curva, staccata dopo staccata, dal primo all'ultimo giro. Gli altri non lo fanno o non se lo possono permettere. Ed è per questo che nei giorni del dopo Belgio qualcuno ha voluto ricordare le sue distrazioni. Al Gran Premio di Francorchamps del 1994, con quel caracollare sul cordolo che poi portò alla privazione della vittoria. Al Gran Premio di Monaco del 1996, il cordolo dell'Oebs, in una corsa che doveva vincere e venne sprecata. Le gomme della prima variante di Monza dello stesso anno e un trionfo comunque mai messo in discussione. Il lungo a Saint-Devot nello straordinario Monaco 1997 o l'escursione sull'umido a Magny-Cours, dove vinse la terza corsa di un anno segnato dai fatti di Jerez de la Frontera, per arrivare alle leggere uscite di Bayres o di Budapest di quest'anno. Distrazione certo, certissimo, anzi poco probabile. Capacità invece di portare al limite macchine inferiori, monoposto comunque seconde nella scala dei valori tecnici, trasformate da questo campione in micidiali armi per vincere. Michael Schumacher, a quanto pare, quando succede qualche guaio, in molti si aspettano che tu chieda scusa. Perché? Perché sei il più bravo, perché sei il più ricco, perché sbagli. Sembra sia una specie di destino. E allora? E allora, quali sono le tue reazioni quando capita tutto ciò? Penso che devo solo concentrarmi sul mio lavoro e non parlare più di questa storia, perché non c'è più niente da dire. No, ma non mi riferisco solo a ciò che è accaduto in Belgio. Quello che si è scatenato in questi giorni, si è scatenato altre volte. Quando ti accusano mentre pensi di avere ragione, cosa vedi attorno a te? Vedi un'ingiustizia? Sì, ma è normale se tu, mettiamola così, lavori al massimo livello. Hai a che fare con un numero maggiore di critiche rispetto a chi, partendo da un livello più basso, comincia a salire. Crescendo, ti abitui a sopportare pesi maggiori. Piuttosto il problema è rimanere in una posizione anonima, perché dopo un po' ti cacciano via. Insomma, qualche volta la vita è così, non sempre qualche volta, ma devi imparare a convivere con tutto ciò. Non ti senti solo qualche volta? Oh no, per niente. Ho una squadra molto forte dietro di me che mi sostiene al 1000%. È una curiosa coincidenza, ma dopo Spa sei andato a trovare tuo padre e lui è venuto qui con te. Cosa rappresenta lui? È un confidente, un rifugio? Te lo dico io cos'è. Un amico, un caro amico con il quale discutere. Discutere apertamente. Per me è molto importante aver conservato questo tipo di rapporto con la mia famiglia. È un campionato ancora aperto, così come lo fu lo scorso anno in questo periodo. Villeneuve però sembra più solido di Häkkinen, almeno sotto il profilo psicologico. Sei d'accordo? Sono due persone completamente diverse. Qualche volta uno dei due sembra più debole o più forte dell'altro. Non so, è difficile stabilirlo. Penso siano entrambi forti, due bravi piloti. Ma per confrontare punti deboli e punti di forza, dobbiamo aspettare ancora un po'. In questi anni molti, per ragioni diverse, ti hanno messo a confronto con Senna. Senti la mancanza di Ayrton o di un avversario così forte? Sarebbe come ammettere di non avere avversari di alto livello quando invece mi trovo a lottare.